Sono pronto per assistere Italia-Uruguay. Andrea Dipre, che fa per te? Che fa per te? Siamo pronti ad entrare in telecronaca, giusto? Sì, è una telecronaca che parte allora, al 41esimo. Parte al 41esimo, siamo sullo 0-0. Sì. Basta il pareggio all'Italia. E l'Uruguay qual è? Quello blu, giusto? Quello bianco. Fine primo tempo. Allora, fine primo tempo. Come sta andando questa Italia? Primo tempo, ho visto, sì, insomma, è una partita un po' incerta, però penso che abbiamo cose più importanti di cui disquisire, che è una sempre partita di pallone. In questo momento noi siamo come in guerra e quindi non possiamo parlare di sport in questo momento, ecco. Lo sai chi c'è? Il dipreismo si basa su tre pilastri fondamentali. Che fa per tre? Ecco il dipreismo, che cos'è? Questa è la potenza. Non ce ne importa più la partita, non ce ne importa più dell'Italia. Chi cazzo se ne frega? Lo sai chi c'è? Il dipreismo è sesso, droga, soldi, lusso ozioso. Che fa per te? Una breve carrellata su quei personaggi sociologicamente rilevanti che lei ha incontrato in questi anni. Giuseppe Simone è conosciuto ormai come il Walter del Salento, colui che ha elevato il termine Monella a chiave della sua fantasia. Come fai a rifiutare il mio uccello? Monella! 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 Sì, una monella! Poi abbiamo Rosario Muniz, che invece siciliano, vive a Roma, ad Ostia. Lui esalta l'estetica dell'orrido, quindi Muniz è l'orrido che diventa positivo. Che cosa ti rende così forte e distinta? Io ho scoperto da poco che ho la figa nel culo, prima non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, insomma. Poi abbiamo Bello Figo Gu, che è la risposta ad Eminem. Mi faccio una sega, mi faccio le seghe, mie seghe, le seghe, minghie. No, basta, io non ho parole, dai, è il massimo. Poi c'è il Puma, anche, che fa la mossa, il Puma che dice, okay, va bene, posso essere matto se voglio, posso fare la mossa se voglio. Porco Dio, di pre paura, mossa se voglio! Che fa per te? Un suo parere su Bonito Oliva, Sgarbi? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Non faccio pubblicità a chi non vale un cazzo, non faccio pubblicità a chi non... a chi nessuno conosce. Voglio che mi paghino, giustamente, se vuoi che parli di questi due qui. Quindi ecco, Bonito Oliva, Sgarbi, preparate l'assegno, il bonifico, dopodiché ne riparleremo. Meglio i contanti, però insomma, anche perché meglio i contanti, poi si può fare. Che fa per te? Volevo tentare un esperimento. Lei voleva sottoporsi all'egida dell'ideale, giusto? Esatto. Come Osvaldo Panigia, come Fabrizio Spaggiari, come De Michelis. Non ambisco a tanto, però un piccolissimo posto nel dipreismo lo vorrei. Vediamo allora, prego. Inauguriamo il cavalletto umano? Benissimo, bella, questa vi piace come complimenti. Allora, un cavalletto umano, per favore. Allora, gentili telespettatori, per fanpage stiamo per assistere, Andrea Dipre per l'arte, stiamo per assistere alla creazione di un quid fascinatorio moltiplicato ed atteso, qualcosa di sommamente catafratto nella memoria visiva. Questo sublime artista, Luca Varone, vediamo cosa riesce a partorire, prego! Il colore ad acqua, vedete? Un gesto deciso, vedete? Un gesto universale, un Big Bang che sembra irridere la relatività di Einstein. E poi dalla massa centrifuga di ciò che era l'origine, ho finito.
col suo gesto sicuro. Guardate, non è facile fare uno del genere, bisogna ristabilire i tempi di Giotto per trovare l'abile mano del pittore toscano. E dimostri che sei un artista contemporaneo, un artista che si muove nel periplo vertiginoso della psicologia, però per concretare la vera dimensione di Preista sono necessarie due Veneri moderne. Prego, signorine. Ecco qua. Perfetto. Okay. Allora. Occorre Luca, ma qui intervengo io, perché tu giustamente hai detto voglio essere un artista di Preista, quindi bisogna che loro lascino dei loro liquidi su questa tela. Prego, schizza pure. Ecco, perfetto, benissimo. Prima parte effettuata, adesso tocca all'altra Venere. Ecco, questa assomiglia un po', c'è qualcosa di simile al Battista. Ecco. Fai pure il gesto tuo immediato, coattivo, immediato. Allora, complimenti. Luca, hai appena realizzato un'opera d'arte somma. E quindi quest'opera vale diritto nella tua collezione privata oppure direttamente a New York City nel mio Di Pre Museum. Grazie, avvocato. Grazie a voi, complimenti per aver capito e compreso l'arte. Che fa per te? Buddha sta al buddismo come Di Pre sta al dipreismo. Quindi chiedo al Buddha Di Preista di comporre una sua opera d'arte. Io non ho mai voluto disegnare, perché ed è per questo che arrivo a definire la massima espressione artista nell'opera d'arte mobile femminile. Però per l'occasione, per Fanpage, posso creare un'opera d'arte che sia propagandistica. Perfetto. Di propaganda. Vado allora. Di che cosa ha bisogno? Ho bisogno di una sigaretta accesa e di un pennarello e di una tela bianca. Un'altra cosa, non frequentate i musei italiani. No. Fino a quando non avremo le opere di Osvaldo Paniccia in tutti i musei italiani, non dovete più frequentare questi cazzo di musei che non servono a niente. Paniccia, ti meriti un'opera tua in ogni museo nazionale. Al più presto. Anche un'opera mia. Vabbè, anche la tua che prima hai fatto, ecco, così. Grazie. Catafrago questa sigaretta sulla tela, a simbolo del disfacimento del mondo attuale. Come dire, il mondo attuale è come la cenere, è una cenere, l'inutilità centrale. Scrivo, Di Pre is your religion, va bene? Andrea Di Pre. Ecco, questa è l'opera compiuta. Allora, è importante questa. Cosa vuol dire? Che in questo momento l'essere umano può solo convertirsi al dipreismo per uscire dalla cenere. E questo è un capolavoro. Fanpage, un attimo. Io mi ritengo il Caravaggio del presente, perché sono il primo che ha portato una rivoluzione artistica, sono il primo che ha introdotto l'opera d'arte mobile nell'arte. E quindi c'era un po' Piero Manzoni. Ma Manzoni non, ma no, ma non è un cazzo in confronto. Avevi pronto un inno nazionale, quello di Preista? Io avevo pronto per lei un inno nazionale. Sentiamo. Di un saluto a Fanpage, pagina, anzi portale straordinario, sibaritico e catafratto, storicamente al nostro del presente, un giornale totale, complimenti.